la relatività generale di Romano Amodeo. Essa corregge quella di Einstein. La differenza sta nel fatto che per Einstein la C è la velocità della luce, mentre invece per me la C è l'unità della massa del volume mosso nel verso elettrico, mentre la C al quadrato è la combinazione di questo volume mosso nel moto elettrico con quello uguale mosso nel moto magnetico. Quindi è tutta l'energia unitaria elettromagnetica. Tutto è regolato nella relatività generale dal principio generale di Romano Amodeo, secondo il quale l'energia totale è la massa moltiplicato C grande al quadrato. Ed è spiegato così: tutta l'energia di una massa m qualunque è data da m volte l'energia unitaria elettromagnetica, chiamata C grande al quadrato, è data dal prodotto tra la C grande elettrica e la uguale C grande magnetica. Questo computo mostra l'unità della massa atomica elettromagnetica nel fronte in tutto il verso elettrico, che è uguale anche a tutto il verso magnetico, ed è dato nel metro di 10 alla 10 unità atomiche da 10 alla 5. Il quantitativo tra parentesi esprime il fronte elettromagnetico. In due quantità unitarie di massa, entrambe 10 al cubo, quindi uguali, ma distinte una dall'aspetto elettrico, 10 al cubo, e l'altra dall'aspetto inverso, dato dal logaritmo di 10 al cubo, che è quello magnetico inverso a quello elettrico. Per cui 3 per 10 al cubo è la quantità unitaria del fronte elettromagnetico, che moltiplicato per 10 al 5, che è tutto il moto o elettrico o magnetico, mostra l'unità della massa nell'avanzamento intero o da una parte o dall'altra, come 3 per 10 all'ottava unità di massa atomiche. La velocità elettrica o magnetica della C uguale massa unitaria elettromagnetica è 3 per 10 all'ottava metri al secondo. Poiché la velocità C grande della massa unitaria C in un solo verso, sia elettrico sia magnetico, lo abbiamo visto, è di 3 per 10 all'ottava metri al secondo, la C2 è la velocità unitaria elettromagnetica, giacché moltiplica quella elettrica con quella uguale e magnetica e esprime così l'energia unitaria nei due opposti versi, quello elettrico e quello magnetico. Con ciò risulta dimostrato il principio di Romano Amodeo, secondo il quale l'energia di una massa m è data da m che moltiplica c grande al quadrato, perché tutta l'energia di una massa m qualunque è data da m volte l'energia unitaria. Se l'energia unitaria è tutta quella che avanza sia in un verso sia nell'altro e si chiama c al quadrato, ed è l'energia della massa unitaria, essa moltiplicata per la massa m qualunque moltiplica quante unità ci sono nella m qualunque, ed è quindi tutta l'energia della massa. Direi che non possono esserci dubbi. Certo, Einstein
era un genio. Come posso permettermi io di correggere un genio di questo tipo? Oh, non perché io sia più geniale, ma perché è il mio destino. Io umilmente dico che ho solo le cose che un altro, il mio Dio, mi rivela. E io dico, me lo rivela senza dubbio lui, perché non può essere frutto della mia capacità. Io sono un ignorante in fisica. E tutto quello che mi arriva mi discende come dall'alto. Ma rendiamoci conto, quando vogliamo sapere quanto è tutto un quantitativo e ne abbiamo a disposizione uno di cui vogliamo sapere quant'è il quantitativo, mettiamo che sia una boccia di ferro, dobbiamo moltiplicarla per l'unità, se in peso, con l'unità del peso di quella boccia di ferro, no? Se vediamo che è m volte un chilo, 50 volte un chilo, e possiamo dire che il suo peso è di 50 kg. Allo stesso modo, tutta l'energia la dobbiamo e la possiamo quantificare solo con l'energia unitaria di una massa elettromagnetica. Per cui una massa m elettromagnetica è data e può essere data solo da m volte l'unità della massa elettromagnetica. Ora, nel nostro caso, la difficoltà non sta nella massa, perché la massa noi siamo arrivati a misurarla. La difficoltà sta nel sapere quanto è il valore unitario elettromagnetico in energia della massa da considerare 1. A questo punto, se moltiplichiamo quel valore che conosciamo già m per questo giusto 1, conosciamo tutta l'energia. Ma se misurassimo la massa che conosciamo con un valore che non è perfettamente unitario, non conosciamo tutta l'energia. Il valore c piccolo 2 della velocità della luce, secondo Einstein, non misura tutta l'energia perché trascura il fronte elettromagnetico. È un fronte reale, essendo reale contiene spazio e contiene tempo. Lo spazio dell'unità è dato da 1, il tempo dell'unità è dato dalla quantità decimale, di conseguenza la sezione deve essere una quantità unitaria seguita da valori decimali, quindi è maggiore di 1. Essendo maggiore di 1, tutto il flusso di 300 milioni di metri cubi al secondo di massa elettromagnetica non appaiono con il numero di 300 milioni. Avendo noi calcolato in 300 milioni di metri cubi il quantitativo totale della massa, che sono metri cubi, quando li dividiamo per i metri percorsi dalla luce, 299.792.000 eccetera, otteniamo un fronte di 1,006922 rotti fino alla dimensione atomica di 10 alla meno 10 metri. Ebbene, questo quantitativo che esprime il fronte elettromagnetico è spazio-tempo dell'unità, è 1 elevato a più 1 come lo spazio dell'unità ed è un metro quadrato di spazio, ossia di valore positivo nella potenza più 1, mentre invece la parte decimale è data da 1444, quel numero lì, elevato a meno 1 metri quadri, e sono tempo, ossia una potenza nel valore negativo di meno 1. Ebbene, questo quantitativo esprime la struttura unitaria degli esistenti vincoli unitari. Sono i 1000 della massa,
sono i quattro consecutivi della realtà quadridimensionale e sono tutti gli altri valori unitari.